Vai! Siamo forti! Qua c'è la pace pazzesca! Ecco il sole che fa capolino, giornata ragazzi, pazzesca. Sono 6 gradi ora, si sta anche abbastanza bene. Stiamo aspettando che apra il baretto per bere il caffè e poi salpiamo. Ufficialmente partiti. The plan for the day. Vorremmo arrivare a Lucino, perché l'armatore ci tiene a visitare Lucino, visto che poi lui naviga prevalentemente in Tirreno. Sto combattendo con la profondità del Timavo. Che bella cosa, una giornata di sole. Eccoci a Porto Rose. Eccoci in Slovenia. Green Line nuovo, raga, qui tanta robetta nuova, guardate, Technoul. Ragazzi, c'è talmente tanto mare che stiamo cercando di capire come affrontarlo. È talmente noioso che c'è poco da farvi vedere. La situazione è questa, stiamo navigando tranquilli. Siamo qui che stiamo costeggiando l'Istria. Niente di particolare da segnalare. Lo bevo lo zucchero, che c'è? La merenda del capitano. Nulla accetti, devette, vadecetti. Dato che la navigazione è abbastanza rilassante, stiamo pianificando i rifornimenti perché non conosciamo ancora bene l'autonomia della barca. Quindi rabbocchino a Lucino, Adria Oil e poi super pieno a Capocesto. Ecco i turisti in avanscoperta. Navigano sempre in Tirreno e quindi non sono abituati a vedere le nostre bellezze. Allora li sto portando pian pianino andando giù anche a fare un piccolo tour panoramico. Eccoli, Rovigno comunque. Per uno che non è abituato a vederla è veramente bella. Dai, non c'è neanche andata male, un Quarnaro così, tanta roba. Ora dritti verso Unie. Mangiamo un boccone a Maracol e poi dentro a Lucino. Abbiamo preso un gavitello in velocità, tanto per fermarci a mangiare un bocconcino un attimo. Che silenzio, che bello. Finito tutto. C'è. Avanti tutta ragazzi. Allora, adesso vi spiego quello che penso. Secondo me vale la pena veramente farsi qualche giorno magari fino a Lucino, così quindi senza andare tanto giù. Però veramente se si trova qualche giorno bello, si passano veramente dei giorni fantastici anche d'inverno. Piuttosto di rimanere a fare colonne per andare a fare la sciatina, e lo dico da sciatore appassionato, ma sono stancato, vai, parti, strada, eccetera. E qua veramente cioè, non c'è nessuno, capite? Cioè, non esiste colonna, non esiste niente. Qua c'è la pace. Croazia d'inverno c'è la pace totale. C'è un silenzio. L'unico casino che facciamo lo facciamo noi. Ora vi faccio vedere una figata. Allora, a caldo, a chi non è mai andato a Lucino in barca, per la prima volta va a Lucino in barca, cosa ne pensi? Io? Carina. Carina? Bella, bella, bellissima. Favolosa. Con una barca HT c'è un lavoro da fare, che è questo. Ragazzi, la bimba è arrivata a Lucino. Olè. Ce la siamo presa proprio con calma per fare quasi un giro panoramico, eh? Non stiamo facendo un trasferimento fatto per fare un trasferimento, stiamo facendo un trasferimento per far vedere un po' le cose. Grazie. Grazie. Buon appetito ragazzi. Appetito. Igor e Ivan number one. Ragazzi, generatore acceso. Abbiamo riscaldamento a manetta, ci sono 20 gradi, proprio caldo caldo in barca. E
Lucina è magica sempre. The plan for tomorrow sarà fare un girettino che prevede, diciamo, tutta una visita panoramica sulle parti più belle, cioè le incoronate. Ce le facciamo tutte, andiamo tutta l'isola lunga, scendiamo, andiamo a Primostein a fare gasolio. Passaggione dove si vedono le barche a vela che sbattono di qua e di là inesorabilmente. Il punto più temuto di Lucino. Giorno 2, stiamo andando a Crivizza adesso. E il charter del diportista medio vi porta a Crivizza a vedere l'acqua bella d'inverno. Che te lo dico a fa? Crivizza a Crivizza, sempre magica. Il charter del diportista medio si ferma a Uvala Parzine per vedere un po' di sabbietta sotto l'acqua. A dritta Premuda, Silba, Olib, East, Scarda e dietro East Molat e poi comincia l'isola lunga. Silba, Olib, Premuda, Scarda, East, Molat. Ragazzi, benvenuti nella più bella baia della Croazia il 15 di febbraio. Signore e signori, qui siamo a Sakharov e si vede. Potevo non portare i miei amici a vedere questa grande meraviglia. Allora, oggi mi potrete confermare che è il 15 di febbraio. Siamo a Sakharov, la giornata è bella, ci sta bene. Abbiamo deciso di fare il primo bagno dell'anno e inaugurare questa bellissima barca. Siamo pronti? Vai! Com'è? È bella fresca! Fantastico! Siamo forti, cazzo! L'acqua è a 15 gradi, mi pare. Tuffo! Grande, David! Grande! Ma li morti! Stiamo mica tanto bene, eh! Grandissimo! Alle incoronate. Viva! Come consuetudine abbiamo deciso di fare tutte le incoronate a 7 nodi e rilassarci. Ragazzi, Opat e Ravnica Khan. Eccoci qui a Marina Kremi, domani mattina alle 8 facciamo un bel pienone e 8:30 siamo in navigazione. Bella chicchetta questa, eh? Ti metti un contancora, hai fatto. Ma io non voglio il contancora, voglio fare le cose come una volta, come la tradizione. Questa è una gran barca. L'unico problema di sta barca qua è che è rossa. Doveva essere bianca. Così sembra una giostra di carnevale. Buongiorno raga, super buongiorno da Marina Kremi. Giornata fantastica anche oggi. The plan for today. Guardate intanto il super step di questo Axopar. Tra 10 minuti dovrebbe aprire il distributore. Facciamo un bel pienone e poi facciamo le 100 miglia che ci separano da Ortona. Quindi prendiamo e via dritti 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 verso Ortona.
Poi lasciamo lì la barca, scarico il miliardo e mezzo di cose che ho portato via, tra cui anche una zatterina abbastanza leggera, ma comunque una ventina, 25 kg ci sono tutti. Monto in treno, che ho già preso il biglietto per le 5:10 da Pescara, e alle 9:30 sarò a Padova. Rollatina ai filtri. Salutiamo la Croazia, ragazzi. Ora abbiamo impostato la rotta e abbiamo impostato il segui rotta col GPS, quindi lei adesso va ad Ortona, facciamo i turni di guardia, abbiamo circa 5 ore di navigazione. Ora andiamo a vedere l'isolotto di Pomo, che era 3 miglia dalla nostra rotta, quindi abbiamo deciso di girare a sinistra di 5 gradi e di andare a vederlo. Ta-da! Guardate che mare, raga. Saluti da un'altra meraviglia del mare, lo scoglio di Pomo. Guardate che figata. Un'altra meraviglia dell'Adriatico, lo scoglio di Pomo. Ci troviamo a lato di Vis, lì c'è Kvar e lì c'è Sciolta, Palmisana. Intanto abbiamo il drone lanciato. Indescrivibile, ragazzi, indescrivibili che colori che ha. Anche l'acqua stupenda. Giacomino! La situazione è questa, siamo in mezzo all'Adriatico, ultima birretta. Evviva, ragazzi! Ultima birretta nel senso che sono finite, eh? Ovviamente nel senso che sono finite, sì. Chiaro. Si è alzata un po' di nebbia, massima attenzione, ridotto la velocità e si comincia con i segnali sonori da nebbia. E dopo 50 minuti di nebbia finalmente si è riaperto un po' la visibilità. Situazione ristabilizzata, dai 40 ai 25 miglia dal punto di arrivo abbiamo trovato un bel bancone di nebbia. Allora io mi sono messo fuori qua e guardavo, uno a sinistra, uno guardava davanti, l'altro guardava a dritta, e poi alla fine sono anche uscito per sicurezza, perché sa, si vede sempre meglio da fuori. Ma siamo riusciti a superarla, dai. Altri 23 miglia e siamo in porto. Stare attento. Bene, vai. Togli qualche grado. Sì, va bene? Sì, sì, va cioè bene. Non entro a... No, vai così. Entriamo da parte da diporto, quella è la parte commerciale. Ah, okay.
Raga, eccoci qui alla Lega Navale di Ortona. Barca al suo posto. Martedì viene caricata in camion e viene portata in Tirreno. Quindi missione compiuta. Al ritorno da metà strada in poi c'è stato nebbia intermittenza e anche tosta. Ci abbiamo impiegato un'oretta e mezza, due in più. È stata un po' una palla, cose che succedono. Di certo in Croazia si stava meglio. Adesso devo andare a Pescara in macchina, montare Freccia Rossa e alle 5:10 parto, alle 9:30 sono a Padova. Diportista medio alla stazione. Ragazzi, dopo un'ora di ritardo siamo in arrivo a Padova.